E il fattore: prendi la tua obbligazione, siediti e scrivi 50. Poi disse a un altro: e tu quanto devi? 100 staia di grano. E il fattore: prendi la tua scritta e segna 80. E il padrone lodò il fattore disonesto che aveva agito con astuzia, poiché i figli del secolo sono più accorti fra loro dei figli della luce. E io dico a voi: fatevi degli amici con le ricchezze dell'iniquità, affinché quando morrete gli amici vi accolgano nelle loro eterne dimore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi amici, abbiamo sentito questa parabola di nostro Signore dell'uomo ricco e dell'economo disonesto. Un economo che venne accusato di dissipare le sostanze del suo padrone. Il padrone lo chiamò e gli disse: che ho sentito sul tuo conto, e lo voleva minacciare, lo minacciava di licenziare. Dunque, cosa fece quell'economo ladro? Diminuì il debito dei debitori del suo padrone, così quando il padrone lo licenzierà, troverà un tetto ospitale nella loro casa. Allora dobbiamo comprendere il significato di questa parabola. Noi sappiamo, carissimi amici, che i beni acquistati in eredità, accumulati col guadagno, oppure ottenuti con mezzi forse non del tutto onesti, sono chiamati in questa parabola, in generale, mammona di iniquità, occasione di ingiustizia, frutto di ingiustizia. Quelli che li hanno a disposizione sono semplici amministratori, come l'economo della parabola. Dunque, gli amministratori devono essere attenti a non defraudare il padrone che sta nei cieli, ma ad amministrarli bene, a prelevare qualche cosa per i poveri, per essere ricevuti in cielo assieme a loro che sono gli amici di Dio. Altrimenti, se si comportano con furberia come l'economo disonesto, la loro ricompensa sarà quella dei figli del secolo. Nell'Antico Testamento il sacrificio di sangue onorava la giustizia divina offesa. Ora con il sacrificio dell'elemosina si onora la bontà divina, dolce e amabile, che vuole la vita del peccatore, che non ha pensieri di afflizione, di vendetta, ma pensieri di pace. Dunque, noi lo sappiamo con l'insegnamento di nostro Signore, dobbiamo essere degli esempi di misericordia, degli esempi di generosità. Dobbiamo dare, anche se abbiamo poco, possiamo sempre dare, perché tutto quello che abbiamo, anche il poco che abbiamo, viene da Dio. E anzi, dobbiamo ringraziare di avere poco, perché non è facile per un ricco salvarsi. Avete presente la parola di nostro Signore quando dice che è più facile per un camello salvarsi, cioè passare attraverso il buchetto dell'acqua, piuttosto che a un ricco di entrare nel regno dei cieli. Dunque noi dobbiamo essere generosi
e misericordiosi. Dobbiamo dare al nostro fratello. E così potremo sentire il Re che dirà a coloro che sono alla sua destra: venite benedetti, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero pellegrino e mi avete ricoverato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete curato, prigioniero e mi avete visitato. Ve lo dico in verità, tutto quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me medesimo. Dunque, adesso sono più comprensibili le parole del Vangelo. Con le ricchezze fatevi degli amici che vi riceveranno in cielo. Quanti santi, dopo aver udito queste parole e dopo averle meditate, hanno distribuito ai poveri i loro beni, hanno riparato alle ingiustizie, hanno reso la merce rubata e si sono fatti amici in cielo. Ora capiamo meglio le parole della Sacra Scrittura. La elemosina copre non solamente i peccati, ma la moltitudine dei peccati. Come l'acqua estingue il fuoco, così l'elemosina estingue la colpa. Colui che non si considera un padrone assoluto sa fare buono con delle ricchezze. Dunque noi non dobbiamo considerarci padroni dei nostri beni in maniera egoistica, ma tutto quello che abbiamo ricevuto, ricordiamoci sempre che l'abbiamo ricevuto dalla provvidenza. E così sapremo fare buon uso delle ricchezze, nel tempo e secondo i limiti che il padrone assoluto, cioè il Creatore, il Padre Eterno, ha stabilito. Dunque capite che il buon uso delle ricchezze è di colui che, quando ha soddisfatto alla propria necessità, alla convenienza della sua posizione, alle esigenze della sua famiglia, il resto lo dà ai poveri e alla Chiesa. E dunque così l'elemosina diviene frutto, mezzo, occasione di giustizia. Nella vita ci sono stati sempre dei momenti in cui non abbiamo dato abbastanza, o addirittura abbiamo rubato, derubato, abbiamo forse danneggiato e non possiamo qualche volta riparare il danno. Ma tutti questi errori, questi peccati, con la elemosina possono convertirsi in frutti di giustizia che raccoglieremo nel cielo. Quindi l'insegnamento di nostro Signore è molto chiaro: non attacchiamoci ai beni terrestri, ne abbiamo pochi, non dobbiamo essere attaccati a questi pochi beni, e se ne abbiamo tanti, nemmeno. Quello che il buon Dio ci dà per la nostra necessità è utile per noi, e quello che noi possiamo dare agli altri lo dobbiamo dare con generosità e con tutto il cuore. E infine, ovviamente, l'elemosina più grande che possiamo fare, che dobbiamo fare, è quella della preghiera. Dobbiamo sempre ringraziare il buon Dio di tutti i doni che ci fa. E per questo, appunto, Gesù nostro Salvatore ci ha dato la Madonna come mediatrice e a Torino viene invocata sotto appunto il titolo bellissimo di Maria Ausiliatrice. E San Giovanni Bosco, qualche ora fa i ragazzi presenti hanno potuto conoscere la basilica costruita da San Giovanni Bosco in onore di Maria Ausiliatrice. San Giovanni Bosco non
si stancava di ripetere sempre che la più grande elemosina che possiamo fare al cielo è la nostra povera preghiera. Recitiamo tutti i giorni il Santo Rosario. Il Santo Rosario è un regalo immenso che possiamo fare al Signore, perché viene trasformato nelle mani della Madonna in elemosina ricca e preziosa agli occhi di Dio. Da San Giovanni Bosco chiama il Santo Rosario una corda di salvezza. E una volta San Giovanni Bosco ebbe il sogno, questo sogno che un grosso serpente velenoso stava per attaccarlo, ma venne preso al collo da una robusta corda. La stretta del cappio fece morire il serpente, poi la corda venne riposta in un cassetto. Quando si riaprì il cassetto, si trovò quella corda disposta in modo da formare le due parole Ave Maria. E quindi San Giovanni Bosco spiegò questo sogno in questo modo: il serpente raffigura il demonio, il cappio l'Ave Maria, la corda il rosario, che è una continuazione di Ave Maria, con cui si possono battere, vincere e distruggere tutti i demoni dell'inferno. E quindi questo insegnamento di San Giovanni Bosco ricordiamolo tutta la nostra vita. Dobbiamo fare l'elemosina della nostra preghiera alla Madonna, e questa preghiera offerta a lei diventerà ricca e preziosa nelle sue mani, passando nelle sue mani verrà offerta da lei a Dio nostro Signore. E così tutte le nostre, anche le più piccole nostre azioni, diventeranno preziose agli occhi di Dio. Quindi durante questa messa chiediamo la grazia di saper offrire generosamente la nostra povera preghiera e le nostre povere piccole offerte ai poveri, alla Chiesa e a Dio. Così sia. Sia lodato Gesù Cristo.
Thank you.
Thank you.
Amen.
Amen.